Quante volte ti capita di stare davanti a una decisione importante e di sentire la pressione di dover decidere subito in quel momento, di dover arrivare a una soluzione? A me capita e capitava molto spesso, e sentivo questa proprio pressione, questa cosa di dover decidere subito a tutti i costi mi metteva anche un senso di insicurezza. E soprattutto non mi faceva vivere bene il momento presente, che è la cosa più importante, che ci permette di vivere felici. Ecco, il messaggio che voglio darti oggi è questo: non devi per forza decidere adesso, se per esempio hai una situazione in cui, che ne so, devi decidere tra un lavoro e un altro. Oppure devi decidere se lasciare un uomo o se continuare la relazione, oppure devi decidere se qualunque cosa nella tua vita tu debba decidere, se buttarti in un nuovo progetto, in una nuova passione. Ciao Elisa, buonasera. Ciao Domenico. E quindi il messaggio che voglio darti, che diciamo, sono delle consapevolezze che sto maturando studiando l'anima. Perché mi piace tantissimo, noi siamo anime in realtà, non siamo soltanto carne e ossa. E l'anima, se tu la metti sotto pressione con tutta questa cosa di decidere subito, la stai proiettando o nel futuro, cioè gli stai dicendo devi decidere adesso qualcosa che deve avvenire nel futuro, ma l'anima è una cosa completamente del presente, cioè l'anima vive nel presente, non vive né nel passato e né nel futuro, quindi se tu la obblighi a prendere delle decisioni in un preciso momento, la stai forzando e forzare l'anima ti porterà a farla soffrire. Infatti, come ti senti quando devi prendere per forza una decisione? Subito ti senti male. Ecco, io sto imparando, studiando l'anima, studiando l'energia femminile, studiando la psicanalisi, sì, che tante volte dobbiamo lasciare andare e più noi ci affidiamo al flusso della vita, ok? Più noi ci affidiamo a quello che vuoi chiamare tu la vita, Dio, gli angeli, Buddha, insomma, più tu ti affidi e più la vita, diciamo che decide per te, ok? E quest'ansia, io mi sono chiesta da che cosa deriva l'ansia di prendere per forza una decisione subito? Deriva dalla preoccupazione di prendere la decisione sbagliata. Ciao Vito. Deriva da questa paura di prendere una decisione sbagliata, ma una cosa che ho capito è che se noi non viviamo e che se anche non ci permettiamo di fare delle decisioni che magari sono anche sbagliate, l'anima non evolve, cioè noi non evolviamo perché non impariamo mai, magari leggiamo tanto sui libri su come va fatta una cosa, però poi, come dice Jung, non leggete i libri, lui dice, non leggete i libri, vivetela la vita per imparare. Quindi prendi decisioni, anche decisioni sbagliate, perché tanto lo sbaglio per l'anima non esiste. È comunque una cosa, una lezione, un dono, anche quello che noi definiamo errore per l'anima non viene mai definito come errore. È qualcosa che ci fa evolvere, che ci fa sperimentare la vita, che ce la fa assaporare. Noi tante volte per paura proprio di vivere, per paura di ricevere delle sofferenze, delle batoste, non ci permettiamo di vivere, di fare anche quelli che noi chiamiamo sbagli, errori, di farci del male, di soffrire. Eppure la sofferenza, anche la sofferenza, poi dipende sempre dal modo in cui noi guardiamo le cose, anche la sofferenza ci fa bene perché comunque porti a casa un risultato. Dici ok, ho imparato che questa cosa mi fa soffrire, oppure ho imparato come non fare una cosa. Quindi in ogni caso non dobbiamo avere paura diciamo, di prendere delle decisioni o comunque di fare determinate azioni. Ecco, quindi volevo un attimo riflettere con voi su quest'argomento. Di questi argomenti io ne parlo in maniera molto approfondita nel mio gruppo Brilla come una dea, in cui faccio delle dirette settimanali. Ogni martedì adesso abbiamo cambiato il giorno. E se vuoi informazioni puoi mandarmi un messaggio al 328
4510 459 oppure andare nel link che adesso ti lascio qui sotto. E ogni settimana noi parliamo di questi argomenti, delle relazioni, di come vivere le relazioni, di come vivere la nostra femminilità, di come riscoprire la nostra energia femminile, che non è altro che riscoprire la nostra anima. Che cos'è l'energia femminile? È il fluire, è l'assecondare le onde dell'anima, perché l'anima vive così, vive nel oggi so cosa faccio, ma nemmeno tanto, perché mi aspetto sempre dei regali dalla vita, non ho aspettative. E quindi l'anima vive così, vive senza farsi troppi programmi, senza troppi attaccamenti. Lo so, è un lavoro che non è così facile da fare, però insieme lo si può fare. E vi voglio dire anche un'altra cosa, che nel gruppo le donne che cioè il gruppo che si è creato, le donne di questo gruppo mi dicono sempre una cosa, che è bellissimo questa atmosfera di sorellanza che si è creata tra di noi. E quindi si può, diciamo, questi argomenti non li vivo, cioè non faccio video così che tu guardi da solo, no, sono delle dirette in cui noi tutte partecipiamo insieme, quindi si crea proprio un'atmosfera di sorellanza magnifica. E quindi se vuoi, io ti invito veramente ad iscriverti, perché cioè io mi sono appassionata di questi argomenti, ne tratto, ne parlo con tutto il cuore, con tutte le... faccio un sacco di ricerche, è veramente bella l'atmosfera che si è creata. Quindi se vuoi informazioni, ripeto, mi scrivi o con messaggio privato, oppure ti lascio il link del gruppo. Ciao Patrizia, buonasera. Niente ragazze, vi do un ciao, vi do un bacione, e mi raccomando, non devi decidere adesso, lascia che sia anche, lasciati, affidati anche alle onde della vita, surfa le onde della vita. Ciao.